siamo piccoli, anzi, piccolissimi. Si potrebbe dire persino insignificanti, al punto che non tutti sono concordi nel dire che viviamo. È quasi ironico. Fino a poco tempo fa eravamo pressoché sconosciuti, anzi, neanche esistevamo così come siamo oggi. Poi d'un tratto qualche astruso rimescolamento di nucleotidi e ora siamo ovunque e sulla bocca di tutti. 2 mesi e mezzo di isolamento, ora la paura dei collaggi di ritorno, come è accaduto, torna alto, che bisogna di nuovo Adesso chiudo l'ufficio e vado a fare il mio turno di pomeriggio nella rianimazione Covid di Montebelluna. Ci hanno anche dato un nome, complesso, quasi regale, a noi, microscopici ammassi proteici. Offensiva del coronavirus. Compleanno. Come mi sono messa il vestito di Biancaneve e mi sono truccata da sola in piedi dallo gabello del bagno. Così mi vedevo nello specchio. Mi sono chiusa da sola anche gli occhi. Mi sono coccata dalla bocca benissimo. Mamma si è un po' arrabbiata perché ho fatto un ditaccio con i suoi trucchi. Ma io le ho detto che oggi sono la regina, che posso fare quello che voglio. E lei ha detto va bene. E poi mi ha dato un bacio sui capelli accecati di rossetto. E poi è tornata a gonfiare i palloncini. Adesso che non vi sente, ti posso dire un segreto. Il mio vero compleanno viene a giugno o a maggio, non mi ricordo bene. E io festeggio sempre nel bocco con la mia amica sorella Luna. Io adoro tantissimo la mia amica Luna e così tutto il mondo amo io. Piace la radio portatile e il quadro colorato nella mia cameretta. Il suono della chitarra elettrica nera di mia cugina Gladys quando fa l'assolo mi dà una carica super. Mi piace il camino antico rivestito di pietre, trovato da mio nonno in campagna. Il tamburo rullante che suona a Lorenzo. Mi piace sentire le vibrazioni e attraversarmi la pelle. Mi piace l'albero grande che ricopre d'ombra quasi tutta la strada. La finestra aperta quando cessa di piovere, il lampione luminoso della piazza lì, di fronte casa. Mi piace vedere e sentire l'allegria dei bambini mentre giocano su quell'altalena e sembrano quasi volare oltre l'orizzonte. Mi piace guardare i temporali d'estate, all'alba, in riva al mare. Mi piacciono le auto decappottabili e guidare quelle potenti. Io corro, 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 corro veloce mentre il vento si batte sulla mia pelle e credo di volare, volare in un cielo limpido. La natura oggi a fatica sorride, c'è un silenzio che a parole non so che dire.
L'albicocco semifiorito nel giardino della vicina stamattina mi ha puntato il suo sguardo dritto negli occhi. Sui rami, fiori di bianconeve con sorriso di gioconda. Ho sostato con lo sguardo senza pensarci. Respiravamo insieme, che sintonia! Attenta a non farsi udire dalla padrona per timore di ingelosirla, una vocina mi ha bisbigliato. Sono settimane che ti vedo affranto, vai e vieni dal balcone di cucina, te e gli altri dei vari piani del palazzo, camminate come spaesati in casa propria. Non capisco il perché, il tuo sorriso stampato di norma sulle labbra è latente, fuggitivo da quando la quarantena è divenuta il vostro modus vivendi. Il mio vero nome è Albarcuc, no Albicocco, Albarcuc. Mi hanno trapiantato qui dal tempo dell'impero romano. Se qualche vicino viene a sapere che c'è un arabo nel giardino, non so come finirà. Ti dispiace che non puoi uscire? Sì. Dove vorresti andare? Al mare. Vi confesso che, a dispetto dell'autocustodia cautelare alla quale siamo tutti costretti, la mia clausura si sta rivelando più ricca di quanto credessi. Esco di casa pressoché ogni giorno per raggiungere la struttura dove lavoro come volontario, e queste mie evasioni obbligate mi stanno offrendo la visione di spaccati di vita che, dal profondo della prigionia antivirale e asociale in cui siamo tutti immersi, temevo oramai perduti. Nella sanità, la domenica è più domenica che altrove. Lontano dal conclamato traffico turistico del centro antico e dai residui di struscio dei negozioni di via Toledo, frenetica, tant'è che ancora in tanti la chiamano via Roma, più per rapidità comunicativa che per consapevole scelta toponomasticamente fondata. Ed è proprio la rapidità dei giorni qualsiasi che svanisce nelle domeniche della sanità, e più che altrove, soprattutto quando il tempo è buono e si sente nell'aria che la stagione sta arrivando. Ed è così che l'ho sentita arrivare, persino in questi giorni di pazzia. Qui resiste la domenica, sebbene si tratti di una domenica perpetua. Qui la domenica resiste, anche senza il ragù quotidiano e nonostante le notizie incerte del teleguai, come lo chiamava mia mamma. Qui, nella sanità, la domenica esiste. Ed esiste al di là di cosa ci sia davvero, oltre il confine del quartiere. Le nonne hanno non so che di speciale a preparare i menù delle feste. Ho trascorso con la nonna tutte le festività fino alla sua morte, la maggior parte a casa sua. A Pasqua i profumi della cucina mi inebriavano, dai mille fiori della pastiera napoletana ai formaggi della pizza Chena e dei tortani, dalla crema pasticcera della pizza dolce alla cottura della pastiera di pasta. Scendevo le scale fuori il cortile e questi odori, tutti bellissimi, mi stordivano i sensi. È per questo che ho deciso di fare la pastiera di pasta, usando la stessa scodella di ceramica beige pesante, spiegando a mia figlia come doveva grattare il formaggio.
E allora io vado dai miei amici e scappo come un fulmine, così nessuno mi vede e vede solo le ombre. E così tutti felici e contenti, e la favola è finita. Ora gli umani vedono i loro fratelli morire e hanno paura, e si figurano spiriti invisibili e malvagi mandati dalle forze infernali a combattere una strana guerra interspecie. Non sanno quanto a noi farebbe comodo che loro campassero con noi ficcati in corpo, come fanno con tante creaturine. Prospereremo contenti e indisturbati, neanche si accorgerebbero della nostra presenza. Ma noi non decidiamo, non abbiamo voce in capitolo. È il caso a sballottarci verso il nostro destino. Noi, microscopici e agglomerati di frammenti mondani. Noi semplicemente esistiamo.